E a questo punto, come conclusione, gli diamo i soldi, da un punto di vista del economico, com'è la bancabilità di un progetto di biometano, qual è la situazione, com'è la visione della BIT, che è un istituto di servizio che fa parte del gruppo delle banche di credito cooperativo. Buonasera a tutti, chi resiste fino in fondo, ci sono diverse banche presenti che le lasceranno conti correnti gratuiti, così mi avrete i crediti qui in prima fila. No, io sarò molto veloce se riusciamo ad arrivare con la tecnologia alla presentazione. Parliamo di bancabilità di questo settore, diciamo un settore che abbiamo seguito da tempo. Noi siamo una società delle banche di credito cooperativo, abbiamo operato in questi anni, soprattutto quando c'era crisi di liquidità, proprio nel periodo degli incentivi massimi per molti istituti di credito, perché qualcuno lo saprà, presente in sala, si facevano i pool di finanziamento proprio per la carenza di liquidità del sistema bancario. Quindi abbiamo seguito con più di 200 impianti a biogas, stiamo seguendo già i primi impianti di biometano che si stanno presentando, diciamo, per progetti di finanziamento, quindi abbiamo una conoscenza abbastanza approfondita di questo settore, ma soprattutto perché lo colleghiamo al settore agricolo e agroalimentare, che sono gli altri due settori che seguiamo dal punto di vista degli investimenti delle aziende. Noi crediamo che questo tema sia molto collegato a un territorio come quello della provincia di Cremona, dove siamo, a quelle limitrofe, sia lombarde che emiliane che venete e piemontesi, dove c'è la zootecnia italiana, che quindi ha, diciamo, allevamenti significativi e anche problemi da affrontare, come i reflui, che sono una biomassa importantissima per questo tipo di percorso. Quindi abbiamo a Cremona 750 allevamenti, chiamiamoli professionali intensivi, quelli con oltre 250 capi per intenderci, così come allevamenti suini, suinicoli importanti come quelli avicoli, e qui avviene, diciamo, il 34% della produzione di biogas a livello nazionale. Quindi la provincia di Cremona è leader sulla realizzazione di impianti agricoli. Qui parliamo di un territorio che ha già per certi versi affrontato questo tipo di percorso e che può oggi utilmente guardare al futuro un po' con le strategie a cui faceva riferimento sia Capiano che Pezzaglia che mi hanno preceduto. Perché parliamo di un problema, no? Quello dei reflui, che possono diventare una risorsa importante da valorizzare, cioè le dedizioni zootecniche, gli allevamenti che abbiamo visto, dagli scarti dell'agroindustria, che è un altro elemento forte su questo territorio, dai residui culturali che pur ci sono, possono diventare una risorsa importante anche per affrontare temi come la direttiva nitrati, che è trasversale a tutta la pianura padana, ma concentrata in alcuni territori dove c'è quest'altra presenza di zootecnia, come questo territorio che è sostanzialmente soggetto a direttiva nitrati. Quindi, diciamo, da problema risorsa, perché attraverso il biogas possiamo fare tutto quello che abbiamo visto prima, arrivare al biometano, arrivare alla produzione di fertilizzanti anche destinati all'agricoltura biologica, anche destinati a coprire un fabbisogno di materia organica che dalla Romagna alla Sicilia è carente, anche con le regioni, in alcune province del nord, ma in particolare nel territorio nazionale dove manca zootecnia sostanzialmente. Quindi affrontare anche un tema in chiave economica, appunto, da un problema arrivare a una risorsa. Quindi il biometano secondo noi è un'opportunità importante per tutta una serie di aspetti, quello del trasporto sia privato che pubblico. Abbiamo partecipato qualche settimana fa a un convegno promosso dall'Associazione dei Bioticoltori a Bologna, che hanno realizzato una ventina di impianti a biogas con gli scarti di polpa di barbabietole. Oggi si pongono il problema del percorso 2 sul biometano, in cui si rilevava ad esempio l'importanza di trasferire col metano, diciamo, il trasporto tradizionale, sia per i conferenti, chi porta le bietole alle zuccherifici, quelli pochi rimasti,
ma pensiamo a tutto il settore del lattiero caseario che utilizza i camioncini, magari già a metano, per conferire il latte ai caseifici, il grano padano, il parmigiano reggiano, le due DOP principali. Quindi un parco mezzi che già conta 1.100.000 mezzi alimentati a gas, ma che può implementarsi soprattutto per la parte dei mezzi pesanti. Non a caso gli impianti di LNG stanno crescendo in modo significativo, alcuni inaugurati recentissimamente proprio sugli assi principali del trasporto. Un paio di anni fa ho visitato un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo nelle Marche che si è acquistata, diciamo, 7 bilici e li ha trasformati a gas metano, proprio perché attraverso questo sistema di trasporto riesce a fare margine sui concorrenti, arrivando fino in Germania, organizzando ovviamente il punto di ricarica, ma diciamo marginalizzando sul trasporto rispetto alla concorrenza che ha dei costi di trasporto molto superiori. Quindi è un tema di grande attualità questo del metano come combustibile rinnovabile e per tutti gli aspetti che abbiamo visto prima. Infine, proprio per arrivare al sodo, sulla bancabilità dei progetti, la finanziabilità, quali sono gli elementi? Li hanno già descritti, diciamo. Normalmente in qualsiasi tipo di investimento l'istituto di credito valuta il merito di credito del soggetto che si propone, questo è un obbligo normativo e da qui non si scappa, ma poi c'è tutta la parte legata al progetto che deve avere un aspetto di qualità nell'analisi, di fattibilità vera, di analisi di tutti quelli che sono gli aspetti per verificare i rischi e le potenzialità che ha il progetto e costruire un piano finanziario che evidentemente dia un risultato all'azienda. Quindi diciamo c'è un percorso che è quello che facciamo noi, in cui attraverso questo termine anglosassone due diligence, sostanzialmente un'analisi tecnica, economico finanziaria del progetto, si definisce il percorso e con la banca, attraverso quella che è l'offerta, diciamo, economica finanziaria, si chiude il cerchio dell'iniziativa. E quindi da qui deriva tutto il percorso, anche con questi termini che vedete, diciamo che sono l'analisi dei flussi di cassa di un'iniziativa che deve dare un risultato al proponente. Ci sono tanti aspetti che sono stati citati per arrivare allo scopo, quindi soprattutto per fare biometano, la disponibilità di sottoprodotti agroalimentari che sono spesso legati a stagionalità, quindi c'è un tema di aggregazione, di gestione, diciamo, in rete del sottoprodotto, anche penso ai liquami e ai tami. Ci sono degli esempi proprio in questo territorio di impianti a biogas fatti attraverso rete di allevatori, ne abbiamo seguito proprio uno in diretta, con anche rete di distribuzione del digestato e dell'apporto al digestore dei liquami e dei letami sottoterra, quindi diciamo anche con costi maggiormente elevati, con tempi di ritorno più lunghi, però interessante per l'aspetto di risoluzione di problemi di impatto ambientale. C'è un tema da affrontare, il valore del mercato relativo al metano, che avrà delle oscillazioni in base all'andamento dei mercati dell'energia, oggi tutti in crescita, un po' per le difficoltà, diciamo, politiche di conflitto confronto sui temi generali, ma che comunque visto dalle previsioni, diciamo, come un tema di crescita dei costi dell'energia. Abbiamo visto prima delle opportunità che ci sono, modificando anche leggermente le normative per valorizzare questo tipo di risultato. C'è il tema della capacità di magazzino e di stoccaggio, abbiamo appena visto, la qualità del materiale conferito, sui temi della riconversione, tutti i temi legati alle biomasse di ricetta classica. Oggi la maggior parte degli impianti hanno il mais, no, come elemento di alimentazione principale. Il decreto sul biometano prevede il tema del secondo raccolto, quindi un tema di gestione agronomica da reimpostare anche dal punto di vista delle biomasse e dell'organizzazione aziendale. Occorrono competenze e referenze del proponente, un'analisi del contesto, del mercato, i rapporti sui contratti di fornitura, che è vero che il decreto prevede il ritiro per 10 anni dal GSE, ma è
possibile fare dei contratti bilaterali con chi acquista, chi ha l'obbligo di acquisto del biometano, no? Sappiamo chi sono, diciamo, sono i distributori di energia. Non a caso c'è un forte interesse anche da chi oggi ha già impianti di biocarburanti funzionanti a biometano a intervenire con investimenti in questo settore, così come la stessa Snam, commentavamo prima sotto traccia, che si è comprata un'azienda che produce impianti proprio per entrare direttamente nel business. Quindi, diciamo, c'è un contesto favorevole, come tutto il settore della raccolta della fosfo, che magari, senza magari, può essere integrato anche con la parte agricola a livello locale, se ci sono delle iniziative che convergono, diciamo, che si aggregano. E quindi un tema complessivo di, diciamo, di valutazione di questi aspetti, di fattibilità di questi aspetti prima di partire. Oltre agli aspetti autorizzativi che sono delicati, dimensionamento tecnico dell'impianto, che non può prescindere da tutte quelle fasi a cui facevo riferimento prima, all'individuazione delle tecnologie, ne abbiamo viste qui proposte alcune, non è banale questo tema, che non può prescindere dalle caratteristiche dei prodotti, dei sottoprodotti che mettiamo nei digestori, quindi una fase di pre-verifica importante che almeno nella prima parte, secondo noi, deve prescindere dalla tecnologia da scegliere. Ci si arriva alla tecnologia in base a quello che abbiamo come sottoprodotto e come attività del digestore, così come tutta la fase post di trattamento del digestato e di smaltimento del compost. Qui la parte agricola ha un ruolo fondamentale, perché i terreni servono per utilizzare il digestato per tutte le altre funzioni a cui facevo riferimento prima. La possibilità di valorizzarlo, questo digestato, in chiave di ammendante, e ci sono delle novità interessanti, come facevo cenno. La destinazione stessa del biometano, insomma, il tema del dimensionamento tecnico dell'impianto arriva in un'analisi di contesto, e quindi certamente l'importanza di essere assistiti nella progettazione in modo serio, nel dimensionamento dell'impianto, e poi si arriva alla banca. Si arriva in fondo alla banca dopo aver scelto, appunto, le tecnologie, gli upgrading, la soluzione dei post-trattamenti, si arriva appunto alla banca. E qui, ovviamente, se c'è una buona costruzione, se c'è una buona fattibilità, abbiamo anche un business plan che già, diciamo, un consulente qualificato e chi ha fatto, chi ha svolto in modo attento questo percorso, è in grado di, diciamo, confrontare con gli istituti di credito, con noi e con chi, diciamo, poi può realizzare l'impianto, quindi i fornitori di tecnologia, e qui c'è tutta la fase contrattuale prevista da chi realizza un impianto di queste dimensioni, perché poi dal punto di vista economico lo abbiamo visto in questi giorni, perché stiamo vedendo degli impianti, insomma, qui parliamo di investimenti che sono 3-4 volte se facciamo un impianto nuovo rispetto alla tecnologia del biogas da 1 mega, oppure doppi, diciamo, rispetto a potenziamenti di impianti esistenti. Quindi ci sono, diciamo, degli importi non banali in gioco, quindi fare tutto questo percorso è importante per arrivare allo scopo, cioè realizzare degli impianti che funzionano, che diano redditività alle imprese, ovviamente assieme a tutti i temi di analisi dei costi a cui facevo riferimento. Suggerimenti per la bancabilità, in sintesi: adeguata presentazione del progetto, referenze, competenze, progettazione organica completa, le autorizzazioni, qui non è un tema banale rispetto a un percorso nuovo anche per l'amministrazione pubblica, fornitori referenziati che siano in grado di dimostrare la funzionalità delle tecnologie, perché molto spesso ci troviamo di fronte a problemi di questo tipo, e quindi, diciamo, questo è un tema importante. L'analisi economica arriva alla fine. Noi abbiamo fatto alcuni esercizi, diciamo, rispetto agli impianti che ci sono stati proposti, per cui alla fine le variabili sono quelle a cui facevo riferimento prima, e possono essere diverse, non è omologabile. L'esempio che vi portiamo, prendetelo proprio come esempio,
e non da riproporre su voi stessi, perché ogni realtà è diversa anche se simili dal punto di vista dell'attività e della produzione. Quindi i temi sono quelli a cui facevo riferimento prima. Una volta analizzati si arriva alla parte economica. Piaggio da 570 metri cubi di biotano avanzato, circa 8 milioni di costi di investimento suddivisi fra questi aspetti: linee di fermentazione, upgrading, accessori. Questo è un impianto abbastanza favorito dalla connessione alla rete, anche se ha dei costi, come vedete, non banali. Ovviamente sono aspetti indicativi. Costi operativi di questo impianto dipendono molto dalla capacità di autoproduzione di biomassa, quello che abbiamo disponibile. Questo biometano avanzato, 2 milioni e 550 mila di costi, 3 milioni e 3 di ricavi, calcolando appunto la produzione media di questo impianto sugli 8 mila ore, diciamo un flusso di cassa operativo di 750 mila. Ovviamente c'è un beneficio di inventario, proprio perché le realtà vanno verificate in modo specifico. Nell'ipotesi formulata c'è un apporto di equity abbastanza significativo, come vedete, 30-40%, cioè di capitale proprio, e parliamo dei 2 milioni e mezzo ai 3 milioni, che non sono cifre banali sui quali ci si confronta. Ovviamente, ecco, su ogni impianto si deve operare sull'ottimizzazione dei costi di investimento, come abbiamo visto sia sugli impianti esistenti. Questa tecnica, teoria, vale per tutti i tipologie di impianto. Riconversione di impianti esistenti, anche qui è una simulazione. Upgrading, ovviamente bisogna partire da una fotografia della situazione esistente. Qual è lo stato della logistica, della configurazione dell'impianto? Qualcuno aveva già guardato avanti nella fase di costruzione, quando si sono realizzati i primi, diciamo, magari tenendo o le trincee o anche gli stessi digestori in una logica di possibili ampliamenti futuri. Altri sono più, diciamo, collegati alla produzione specifica dell'impianto. Ci sono diverse tecnologie, ognuna delle quali ha degli aspetti da tenere in considerazione. Comunque, costi di investimento, gli upgrading, certamente fra 1,5 milioni e 2 milioni, allacciamenti alla rete a seconda di dove siamo come territori, abbiamo visto dei preventivi anche oltre 1,5 milioni, perché è distante dalla rete SNAM, investimenti per adeguare le strutture, diciamo, quindi parliamo di investimenti dai 3, insomma, ai 4 milioni circa. E anche qui il tema è se l'impianto, diciamo, oggi fattura dai 2 milioni ai 2 milioni e 3, diciamo, perde il 30% di tariffa decompressiva nella fase di trasformazione, arriviamo a un fatturato elettrico di circa 1,5 milioni. Per la parte di biometano, diciamo, aumentiamo ovviamente questo fatturato e arriviamo a un fatturato totale di circa 3 milioni, ai quali però dobbiamo detrarre poi i costi e tutto quello che ne consegue. Conclusioni: il rapporto con la banca, lo sapete benissimo, è spesso complicato, soprattutto se non ci sono persone che conoscono questo settore. Quindi, diciamo, noi siamo un soggetto che aiuta questo tipo di rapporto anche nella formazione con gli istituti di credito, che spesso facciamo, proprio le figure che seguono questi settori, per arrivare ad avere persone che dialogano su questi aspetti e che risolvono i problemi. Però qual è la sintesi? È necessario un confronto specifico già a partire quando uno ha l'idea, no? E soprattutto sviluppare tutte quelle azioni a cui facevo riferimento. Ero a Roma martedì, proprio in confronto con una grande azienda agricola con grandi dimensioni che vuole cimentarsi su questo percorso, e dice: ah, ma abbiamo già analizzato tutto quello che è necessario. In realtà erano a meno della metà del guado, diciamo così, proprio perché gli ho detto: guarda, adesso vi fornirò la checklist della documentazione che noi vogliamo quando analizziamo questo tipo di progetti, li portiamo qui in banca e vedrete che, insomma, il lavoro da fare non è così banale. Questo per dirvi che partire col confronto, inizialmente, diciamo, con i tecnici vostri, con chi segue questo settore, chi vi ha seguito, chi vuole fare nuovi investimenti, con un'analisi fatta seriamente che tenga conto di tutti gli aspetti, è l'elemento
base su quale partire, e poi da lì anche il confronto con gli istituti bancari, perché sono disponibili a seguirvi su questo percorso come hanno fatto per il biogas in questi anni. Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento, contatto su questo percorso. Grazie.